Vangelo secondo Giovanni. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo». Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato i giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. «E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto». «Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote? Se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò:
Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero, se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose, «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose, «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse, «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù, «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato, «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo, «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano, «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro, «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro, «Ecco l'uomo». Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono, «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato, «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa». Gli risposero i giudei, «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura, ed entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù, «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli dice allora Pilato, «Non vuoi parlarmi? Non sai che ho il potere di liberarti e ho il potere di crocifiggerti?» Gli rispose Gesù, «Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò, colui che mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei continuavano a gridare, «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si oppone a Cesare». Sentite queste parole, Pilato condusse fuori Gesù e sedette su una tribuna nel luogo chiamato pavimento di pietra, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, «Ecco il vostro re!» Ma quelli gridarono, «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato, «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i capi dei sacerdoti, «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.
Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta da un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così compiva la scrittura che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. I soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: Tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò. Era il giorno della preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe, di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove è stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.